Ma se ordino una pellicola ceramica da casa, cosa mi danno vicino per applicarla? E poi, la so applicare? Allora, parliamoci chiaro, amici, ma secondo voi, io che si sta a fare? Io sono qui in questo video per spiegarvi come si applica una pellicola ceramica e soprattutto in dotazione cosa vi do quando la ordinate online. Sì, perché, amici miei che non potete venire in negozio, penso anche a voi, voi che ordinate su www.ognimattina.it. Le pellicole ceramic sono disponibili in 4 modelli, lucida, opaca, opaca privacy e lucida privacy. Iniziamo ad applicarla. Io faccio proprio come se mi è appena arrivato a casa e la voglio applicare. Voglio applicare una pellicola ceramica lucida privacy. Quindi vediamo cosa esce all'interno del primo scatolo. All'interno ci esce salviette per pulire, ci escono le salviette per pulire, sticker e pellicola. E vicino in dotazione vediamo questa mini box kit salvezza, così lo chiamo, con il pannetto Armov e lo stand di pellicola Armov. Questo lo potete tenere anche per ricordo. Allora, primo step. Salvietta numero 1, io mi trovo così, quindi faccio così, vi faccio vedere. Primo step, salvietta numero 1. Bagno il telefono in questo modo. Ragazzi, mi raccomando i bordi, perché quando andate a togliere le vecchie pellicole, quelle orribili che ci avevate sul vostro telefono prima di conoscere me, ai bordi noterete varie incrostazioni, quindi le andiamo a eliminare tutte, perché ora andiamo a mettere l'unica, la speciale, l'inimitabile pellicola ceramic. Prendo il pannetto, perché io poi mi trovo così, con il 2 non lo uso, quindi prendo il pannetto Armov e vado ad asciugare il mio telefono e lo vado a pulire per bene. Questo pannetto è il tessuto colorato per pulire gli occhiali, quindi non rimane residui di polvere, e vi consiglio di seguire step by step quello che sto facendo. Ok, vado a prendere la mia pellicola ceramic lucida privacy, adoro troppo, e vado a passarla così, in modo che eliminiamo tutti gli eccessi di polvere, poiché questa non fa polvere, quindi la andiamo a passare sopra in questo modo. Eliminiamo questa parte argent che non ci serve, però la conserviamo sempre, vi faccio vedere perché. Posiziono la pellicola dal basso verso l'alto, con le due dita posiziono l'alto e con le altre due dita il basso, quindi mi regolo in base alle fotocamere, però non vi dimenticate di posizionare la parte di sotto. Quindi faccio questo, con il pollice vado a stendere la parte superiore, prendo il mio stendipellicola, qua guardate la mantengo sempre alzata così, prendo il mio stendipellicola, questo è il verso giusto, la parte grigia va verso la pellicola, ok, non al contrario perché molti lo fanno, e vado a stendere tutto in questo modo. Allora, io l'ho messa perfettamente, però in caso di bollicine prendo i miei sticker. Vi consiglio di usare come primo questo qua grande, lo poggiate sulla mano come faccio io, e prendete la parte quella lì argent che vi serve per alzare la pellicola. Quindi alzate la pellicola e andate a rimuovere tutte le bollicine in questo modo. Mantenendo sempre limpidi la pellicola, inizio a prendere lo stand di pellicola Armov e vado a stendere tutto. Ecco qua, ci passare di nuovo il pannetto per eliminare le impronte digitali e infine, voilà, ceramic lucida privacy applicata. Aspetto soltanto i vostri ordini su www.imartina.it e mi raccomando, fateli, perché a me mi arrivano le notifiche e leggo tutti i vostri nomi, tutto. Quindi amici miei, ordinate la pellicola ceramic, vicino anche altri omaggi che non vi svelo, sia femminili che maschili, tipo questo rossetto che indosso e questa matita. Adoro troppo, quindi www.ognimartina.it, acquistate le mie pellicole ceramic, i miei prodotti e martinizzatevi tutti e buttate quegli orrori di pellicole in vetro, indescrivibili e idrogen. Con questo concludo e vi mando un bacio forte.